In un mondo dove la tecnologia fa sempre più parte della quotidianità, noi ragazzi sembriamo essere quasi completamente proiettati all'interno di una realtà virtuale. Siamo super connessi, ma scollegati dal prossimo, e sembriamo non comprendere il reale significato delle relazioni sociali. Secondo alcuni studiosi del fenomeno, la colpa sarebbe da imputare all'educazione. Il problema parte dagli adulti, gli stessi che, pur lamentando l'uso eccessivo di smartphone e web dei propri figli, dei propri alunni, non riescono a mantenere il loro controllo sui dispositivi digitali. Sono le loro testuali parole. L'innovazione non deve essere vista come nemica dell'educazione. È vero che noi ragazzi trascorriamo buona parte delle nostre giornate online? È anche vero che i like sui principali social network sembrano ormai aver preso posto dei complimenti e degli apprezzamenti che fino a poco tempo fa venivano elargiti personalmente. È vero che sono soprattutto le relazioni sociali a risentire quotidianamente del peso della tecnologia. Ma cosa ci ha catapultato in un mondo surreale dove l'apparenza a farla da padrona? Cosa ha determinato in noi l'incapacità di entrare in relazione con gli altri, rispettando e riconoscendo il prossimo? Secondo importanti ed illustri psicoterapeuti e sociologi, la colpa di questa mancanza conoscitiva non sarebbe da imputare alla tecnologia, bensì all'educazione impartita da tutti gli adulti di riferimento, in primis genitori e insegnanti che dovrebbero coadiuvare noi ragazzi nella crescita. I bambini e i ragazzi imparano dai comportamenti degli adulti, non dalle parole. È impossibile portarli dove i grandi non sanno arrivare. Sono sempre loro a dirlo, gli studiosi. Un genitore o un insegnante che utilizza in modo immaturo gli strumenti digitali perde autorevolezza e lede le sue chance di correggere i figli o gli alunni, assicurano gli esperti. I ragazzi, nell'ansia di voler essere costantemente connessi, trasferiscono il bisogno dei legami sui social, sostengono sempre gli esperti. Gli adulti, invece di denigrare la tecnologia, dovrebbero insegnarci l'importanza dello sviluppo di solidi sentimenti comunitari. E per farlo, non è necessario disconnetterci dalla rete. Bisognerebbe alzare lo sguardo su di noi, guardarci negli occhi, capire le nostre ansie, le nostre paure, perché ne abbiamo tante. I dati Istat ci segnalano che quasi il 95% dei teenagers italiani tra i 14 e i 19 anni utilizza internet. Studi internazionali dimostrano che l'utilizzo della tecnologia può diventare problematico in una percentuale compresa tra l'1 e il 4% circa di noi ragazzi. Le stime contano circa 300.000 giovani tra i 12 e i 25 anni con dipendenza da internet. Noi, i nativi digitali, viviamo il nostro sviluppo identitario in un mondo in cui uno degli aspetti centrali è rappresentato dalla tecnologia. Ma voi che nativi digitali non siete? Pensate di essere un buon esempio? Non è determinante solo per noi comprendere i pericoli a cui ci esponiamo esagerando. Lo è pure per voi. Sarebbe quindi opportuno imparare insieme un corretto utilizzo delle nuove tecnologie e i valori dello spirito e del sentimento collettivo. È inutile sottoporci a corsi, convegni, studi e progetti se poi l'unico obiettivo è quello di sparare sui social le foto degli studi, dei convegni, dei corsi, dei progetti per vedere quanti like o visualizzazioni ricevono e per decretare così il successo dell'evento. Noi siamo qui, chiedetelo a noi. Volete insegnarci a moderare l'uso degli smartphone? Volete vederci leggere, ammirare la natura, vivere le relazioni reali? Cominciate voi. La soluzione è vecchia come il mondo, del resto si sa, sin da piccoli non siamo portati ad ascoltare i grandi, ma siamo portati ad imitarli. Ridateci la capacità di sognare, di apprezzare i libri fatti di carta e inchiostro, perché i libri hanno un'anima, l'anima di chi lo ha scritto e di coloro che l'hanno letto, di chi ha vissuto e di chi ha sognato grazie ad esso. Vi chiedete, come può un libro competere con lo scintillante universo in un continuo mutamento offerto dalla rete? Con la magia. Sì, la magia dei libri. I libri prevedono nel futuro, leggono nel pensiero, mutano d'aspetto al soffio, eseguono al volo calcoli complicatissimi, invadono la terza dimensione. Autentici David Copperfield di cellulosa, ci sono libri che offrono, a chi li sfoglia, esperienze magiche. Si tratta di book hackers. Vanno a mettere fisicamente un libro? Amplia le sue potenzialità e gli consente di svolgere compiti insoliti e sorprendenti. Un negromante direbbe che attiva i suoi poteri magici. Ma se i pirati informatici sono nati da pochi decenni, i book hackers sono ormai una storia plurisecolare che risale alla nascita della stampa. I book hackers scrivono per nome. La magia dei libri è proprio questa.
Trovare se stessi nelle parole di qualcuno che non ci conosce, eppure sembra aver scritto di noi e per noi. Ecco svelato come quei semplici oggetti che ognuno tiene nei propri comodini o in libreria siano da sempre strumenti per stupire e far sognare. Caro diario, io odio lo specchio. Ogni mattina mi ricorda che io l'amore posso trovarlo solo sul dizionario. Qualsiasi coppia abbia davanti, la domanda mi sorge spontanea. Quando toccherà a me? Sarò mai così felice? Dicono tutti che l'amore arriva quando meno te lo aspetti. Lo leggo nei libri, lo sento nei film, lo ripetono le coppie felici e i singoli innamorati. Idiozie, illusioni, scemenze e cattiverie. La verità è che l'amore arriva quando meno te lo aspetti se sei bella e magra. Rabbia. Ecco cosa provo. Mi fa male il cuore. Oggi i miei compagni mi hanno derisa. Come sempre, del resto. Mi hanno di nuovo umiliata. Non ho reagito, sono solo corsa via piangendo. Ero così goffa. Quando sono entrata in bagno e mi sono vista allo specchio, l'ho spaccato. Il mio riflesso mi ha spaventata. L'ho fatto di nuovo. Sono entrata in bagno e ho infilato due dita in fondo alla gola. Ho lasciato di nuovo che il mostro dentro di me vincesse. Magari, chissà, vinceremo entrambi. Magari sarò bella e magra. Magari mi amerò. La verità è che non esiste l'amore per chi non si sa amare. Ho pensato più volte di farla finita. Ma significherebbe arrendermi. E ho promesso a nonna che non mi sarei mai arresa. Perciò eccomi qua, a scrivere i miei pensieri su un pezzo di carta legato ad altri fogli. Alcuni imbrattati d'inchiostro, altri che aspettano che io descriva la mia giornata. Ho vissuto anche oggi una giornata che non merito di vivere. Una giornata che non merita nessuno. Una giornata che non auguro a nessuno. Però ho promesso che non mi sarei arresa e non mi arrenderò. Lascerò questo diario tra le tue mani. Fa che incontri altre mani. Fa che la magia della parola scritta sia potente e ci aiuti a esorcizzare i mostri che vivono dentro di noi. This pain is just too real. There's just too much that's
Ehi ragazzi, guardate cosa ho trovato. Don Chisciotte di Miguel Cervantes. Pensate, viene definito uno dei capolavori della letteratura mondiale di ogni tempo. Nel Don Chisciotte di Cervantes si coglie la necessità di scoprire il sogno, il mistero, l'avventura, il desiderio di portare alla luce la coscienza umana. Sì, io sono d'Albertina, lo conosciamo questo romanzo. Lo abbiamo studiato a scuola. Forte, parla di uno stemparato signore che, a furia di leggere romanzi di cavalleria, gli secca il cervello. Che cosa? Nel senso che si appassiona talmente tanto da perdere il senno. Insomma, arriva a credere di essere un nobile cavaliere, con il compito di vendicare i torti subiti da tutti i popoli di Spagna. Naturalmente, sente la necessità di dedicare le sue imprese ad una dama. Quindi, sceglie una contadina, sua compaesana, che trasfigura in una nobile donna, ribattezzandola con il nome di Dulcinea del Toboso. Decide quindi di intraprendere un viaggio ricco di avventure immaginarie ed equivoci. Già, e inizia infatti a scambiare mulini a vento con giganti dalle braccia rotanti, greggi di pecore con eserciti nemici, e così via. Interessante. Viveva un tempo, in un paesino della Mancia, una regione spagnola, Alonso Quesciada. Alonso Quesciada. Alonso Quiada. Vabbè, questo qui va. Appassionato di storie di cavalieri, senza macchia e senza paura. Si era riempito talmente la testa con le loro imprese che gli si era seccato il cervello e aveva perso il giudizio. Così un giorno, riadattato una vecchia armatura trovata in casa, abbandonò il suo villaggio alla chitichella per mettere fine ai soprusi e compiere geste eroiche. E adesso mi serve un cavallo. Farò il mio caso il vecchio ronzino che c'è nelle stalle. Lo chiamerò Ronzinante. Mi sarà d'aiuto nelle mie grandi imprese. Ehi Alonso, e la dama? Accidenti, un cavaliere senza dama è come un albero senza foglie. Ma io dove posso trovare una dama? Ti ricordi di Aldonza Lorenzo? Quella bella contadinella che abita nel vicino villaggio. Ma certo, sarà adatta al mio caso. La chiamerò Dulcinea del Toboso. Perché? Perché? Perché è nel Toboso che è nata. Ah. Bene, sicuro di non dimenticare nulla? Sì, devo trovare un nome adatto alla fama che avrò. Mi chiamerò Don Chisciotte della Mancia. È una calda mattina di luglio e Don Chisciotte avanza impettito sul suo magro destriero, quando all'improvviso è colto da un pensiero terrificante. Ferma il cavallo e... Io non sono stato investito, cavaliere! Vabbè, chiederò il favore al primo che incontro. Cammina, cammina. Anzi, no. Cavalca, cavalca. Scorge in lontananza un'osteria. L'osteria dell'impiccato, che lui scambia per un maestoso maniero. Ecco il castello desiderato. Forza, Ronzinante, che De Merle e le vedette ha già annunciato il nostro arrivo. Buongiorno, straniero! Oh, belle dame, servitor vostro. Entri! Si accomodi pure, nobilissimo cavaliere. Permettete che l'aiuti a scendere dal cavallo e liberarsi dell'armatura. Siete molto gentile, messere, e ve ne sono grato. Gradirei molto potermi rifocillare. Oh, ma siete capitato nel posto giusto! Vero, ragazze? Ma certo, la signoria vostra gradirebbe del baccalà con cipolle, come il nostro baccalà con cipolle, signore? Ottimo! Ne mangio sempre almeno 3 porzioni. Ma anche la cacciagione e il vino non sono male. Qui, godrete della miglior sangria di tutta la Spagna. Sia quel che sia, i cavalieri sono abituati a tutto. Perché è impossibile affrontare la battaglia senza rifocillare le budella. Bene,
illustrissimo cavaliere, vi do il benvenuto all'Osteria dell'Impiccato! Don Chisciotte, anch'io in gioventù affrontai draghi e nemici prima di conquistare questo castello. Siamo pari, quindi? Davvero? Allora solo voi che siete cavaliere potete consacrarmi come tale. Bene. Vi prometto che faremo tutto seguendo le regole cavalleresche. E voi, che ne dite di dare a questo signore l'investitura di cavaliere subito? Dai, Alonso, preparati. Il momento è vicino. Inginocchiati. Sei disposto, Alonso, a combattere per la fede? Sì. Sei disposto, Alonso, ad essere sottomesso al feudatario? Sì. Sarai capace, Alonso, di mantenere fede alla parola data? Sì. Sei pronto, Alonso, a proteggere le vedove, gli orfani e i poveri? Sì. Sarai in grado, Alonso, di combattere per l'ingiustizia? Sì. Ricorda, Alonso, sei un cavaliere. Viola le leggi della cavalleria, manca il suo onore o tradisce il suo giuramento, viene degradato. Lo ricorderò. Allora siamo pronti ad investire un nuovo cavaliere, mai conosciuto prima d'ora. Esso combatte senza tregua, sia contro i nemici in carne e sangue, che contro le potenze spirituali del male. Ecco voi, signori, un combattente veramente intrepido, che come riveste il corpo di ferro, così riveste l'anima con l'armatura della fede. Egli non teme né il demonio né l'uomo, non teme la morte, pertanto avanza sicuro nel combattimento. Per lui la vita sarà fruttuosa e gloriosa la vittoria, e grande orgoglio sarà alla dama a cui dedicherà le nobili gesta. Alonso, sei pronto a giurare? Giuro! Dio vi renda avventurosissimo cavaliere e vi dia fortuna nelle battaglie. È ora di andare, ora. Sono un vero cavaliere. Aspettate, nobilissimo cavaliere. Dimenticate che avete bisogno di uno scudiero. Tu vuoi farmi da scudiero?
potrei diventare governatore di un'isola lontana. Potrei essere ricco e famoso, se lo terrà al mio fianco. Se diventassi re, mia moglie Nina diventerebbe regina. E i miei figli principi. Che sogno meraviglioso, lascerò tutto e vi seguirò. Ricorda, tu non sei un vero cavaliere e quindi non potrai intervenire nella battaglia. State sicuro che non mi impiccerò. Starò sempre a guardare da lontano. Solo se incontreremo gente volgare, toccherà a te affrontarla. Io non potrei mai usare la mia spada per loro. Speriamo non mi tocchi mai. Andiamo! Dall'infanzia che questo è l'unico modo per essere amate. Come succede ad Arabella, la protagonista della favola, la principessa che aveva fame d'amore, che pur essendo capace, intraprendente e piena di talenti, è pronta a sacrificare ogni cosa per soddisfare la sua vorace fame d'amore. Arabella, con le parole del padre, si rese conto di aver assaggiato per la prima volta il pane della verità, un pane dal sapore acre, che tuttavia le aveva permesso di capire con chiarezza ciò che non avrebbe più dimenticato. La consapevolezza di non poter ricevere da chi l'aveva messa al mondo altro nutrimento. E le persone poco nutrite possono correre grandi pericoli. Capita spesso che persone senza il cibo giusto si indeboliscano e non abbiano forza a sufficienza per inseguire il pane della vita.
Ci vuole forza per trovare il pane adatto. Chi rimane per troppo tempo a digiuno rischia di accontentarsi e di nutrirsi di pani sbagliati pur di placare l'appetito. Ogni persona, care amiche mie, è dotata di alcuni ingredienti chiamati talenti, che giacciono nel fondo del nostro cuore e attendono di essere scoperti e raccolti. Sono il tesoro più prezioso che l'uomo possegga e quando vengono trovati e utilizzati per produrre pane, generano pienezza e senso di sazietà. Per trovarli dovremmo far tacere le preoccupazioni che ci assillano la mente, lasciando spazio al silenzio. E dovremmo porci una vitale domanda. Quali sogni nella mia vita voglio realizzare? Le risposte che ci daremo ci indicheranno in quale punto del cuore scavare per trovare gli ingredienti necessari per produrre i nostri prodigiosi pani. Il pane della fantasia è magnifico. Ogni volta che ne ingurgiti un boccone, il male allo stomaco si allevia e puoi perderti nei sogni più belli, creando mondi meravigliosi senza dolore e senza fame. Il pane dell'amor proprio, ovvero la capacità di rendersi felici, è fatto di coccole, risate, ascolto, ricerca del piacere, attenzione verso te stessa e tempo da dedicarti. Il pane della dignità lo troverai ogni volta che lotterai alla ricerca di te stessa. Non smarrire mai gli ingredienti di questo impasto. L'autenticità è il più importante degli ingredienti, perché conferisce al pane un sapore unico al mondo, chiamato rispetto di se stessi, e ha il potere di mantenere inalterato il suo gusto, anche con il passare del tempo. Il pane dell'amore. Un pane molto speciale, imbastato con ingredienti, difficile da trovare, poiché giacciono nascosti in fondo al nostro cuore, in un luogo così profondo che solo i più audaci osano avventurarsi a cercare. La ricerca è così ardua da scoraggiare la maggior parte delle persone, che si accontenta di assaporare insipidi surrogati. Non stancarti mai di cercare. Ora che sei in grado di nutrire te stessa, vai, corri nel mondo e realizza tutti i tuoi desideri. Non dire mai non posso. Corri e prenditi tutto ciò che desideri. Non è mai troppo tardi per lasciarsi trasportare dalla fantasia, dalla magia che un libro può scatenare nel nostro inconscio, dal messaggio contenuto fra i colori e la profondità dei fatti narrati, dal magico incontro fra la nostra vita e quella di un personaggio immaginario. La principessa che aveva fame d'amore è una favola per tutti. Un inno all'amore, prima per se stessa e poi per gli altri. Un invito, un consiglio, un rifugio per i pensieri ed un grande invito alla libertà, al coraggio e alla determinazione. Del 1943. La storia narrata si svolge nel 1482 e vede protagonisti Quasimodo, il gobbo campanaro della cattedrale parigina, la bellissima zingara Esmeralda e il malvagio arcidiacono Frollo. La cattedrale di Notre Dame, capolavoro dell'arte gotica, è lo scenario principale degli avvenimenti, che l'autore dipinge con ricchezza di descrizioni, ma anche circondando di un'aura lirica e romantica le due figure principali, Quasimodo ed Esmeralda, e la loro tragica vicenda. È una storia che ha per luogo Parigi nell'anno del Signore 1400.
1482, storia d'amore e di passione, e noi gli artisti senza nome della scultura e della rima, la faremo rivivere da oggi all'avvenire. E questo è il tempo delle cattedrali, la pietà si fa, statua, musica e poesia, possa dai forti rintocchi, come canti risuonano in cielo, e tutti lo sanno, il segreto sta nel lento pulsare delle campane a Notre Dame. Ascoltate, sono bellissime, no? Tante sfumature di suono, tanti umori che variano, perché sapete, non è che loro suonino per conto proprio. Lassù in alto nell'oscurità del campanile, vive il misterioso campanaro. Chi è questa creatura? Un mostro. Notre Dame è un racconto, il racconto di un uomo e di un mostro. Tutto è iniziato una notte, vicino alla cattedrale di Notre Dame. Due titani abbandonano il loro figlio, un bambino deforme di 4 anni, proprio lì, davanti alla cattedrale. Lo trova Frollo, il giudice Claude Frollo, che dai vizi voleva ripulire tutta Notre Dame, che vedeva il male in ogni cosa, tranne in se stesso. Prende il bambino, lo rinchiude nel campanile della cattedrale, lontano dagli occhi del mondo, e gli dà un nome crudele, un nome che significa formato a metà, Quasimodo. Ecco il quesito. Chi è il vero mostro a Notre Dame? Chi è brutto dentro o chi è brutto da vedere? Chi è il mostro a Notre Dame? È una storia che ha per luogo Parigi nell'anno del Signore 1482, storia d'amore e di passione, e noi gli artisti senza nome della scultura e della rima, la faremo rivivere da oggi all'avvenire. E questo è il tempo delle cattedrali. Quasimodo! Quasimodo! Buongiorno, padrone. Buongiorno, Quasimodo. Mio caro, con chi stai parlando? Con i miei amici, i Gargoyle. E di che cosa sono fatti i tuoi amici? Di pietra. E la pietra non può parlare, vero? No, non può parlare. Esatto. Sei molto intelligente, mio caro. E ora, vogliamo ripassare il tuo alfabeto? Oh sì, mi piacerebbe moltissimo. Molto bene. A. Abominio. B. Bestemmia. C. Costrizione. D. Dannazione. E. Eterna dannazione. F. Festa. Come prego? Falsità. Hai detto festa? No. Non starei mica pensando di andare alla festa. È solo che voi ci date ogni anno. Io sono un funzionario pubblico e devo andarci. Ma non mi diverto nemmeno un momento. Ladri e tagliaborse, tutti mescolati insieme in un lieve torpore da ubriacatura. Non volevo sconvolgervi, padrone. Quasimodo, non riesci a capire. Quando tua madre ti ha abbandonato da bambino, chiunque altro ti avrebbe affogato. È così che mi ringrazi per averti allevato come un figlio. Ah, mio caro, tu non sai com'è lì fuori. Io lo so. Io lo so! Se vuoi che ti protegga, dovrai fidarti solo di me. Io sono il solo che ti aiuta, che ti sfami e che ti custodisce. Che ti guarda e non ha paura di te. Certo che io potrò proteggerti solo se sarai nascosto qui dentro. Rammenta quello che ti ho insegnato. Tu sei deforme. Sono deforme. Sei gobbo e brutto. E sono brutto. Il mondo là fuori la pietà non la conosce. Ma non lo capisci che... Siete la mia salvezza. Ti chiameranno tutti mostro. Sono un mostro. Ti odieranno e rideranno di te. Sono un mostro. Fai in modo che questo non accada mai. Io voglio che tu resti qui.
A te, fedele. Siete buono come padrone. Io chiedo scusa. Sei perdonato. Ma rammenta, Quasimodo. È questo il tuo rifugio. '482, storia d'amore e di passione, e noi gli artisti senza nome, della scultura e della rima, la faremo rivivere da oggi alla fine. Sole in queste mura è imprigionato, vivo io, però resto a guardarli, è da tutta la vita che li osservo da quassù, ma io per loro non esisterò mai. Mi chiedo sempre che emozione sarà mai stare un giorno là con loro, in mezzo a tutta quella gente che non sa che fortuna è essere normali, liberi di andare in ogni luogo, laggiù in città. Un uomo perché si nasconde a Notre Dame? Chi può decidere un mostro cos'è? Perché un uomo odia? Perché un mostro ama? Che cosa decide il perché? Mentre suona Notre Dame. Domani, e questo è il tempo delle cattedrali. Strane creature. Che genere di creature?
C'è un coniglio con un panciotto e un gatto che sorride. Non sapevo che i gatti sorridessero. Neanche io. E c'è un bruco tutto blu. Un bruco tutto blu. Secondo te sono diventata matta? Ho paura di sì. Sei matta, svitata. Hai perso la zucca. Ma ti rivelo un segreto. Tutti i migliori sono matti. È soltanto un sogno, Alice. Niente può farti del male. Ma se ti spaventa troppo, vuoi sempre svegliarti. Vorrei tanto svegliarmi. Credi ancora che sia un sogno? È così? Ma certo. È un'invenzione della mia mente. Questo vorrebbe dire che io non sono reale. Temo di sì. Sei solo il frutto della mia immaginazione. Non mi sorprende che io sogni uno mezzo matto. Sì, ma dovresti essere mezza matta per sognare me. Evidentemente lo sono. Mi mancherai quando mi sveglierò. Potresti restare. Che bella idea. Che folle, pazza, meravigliosa idea. Ma non posso. Ci sono domande a cui devo rispondere e cose che devo fare. Tornerò prima che te ne accorga. Non ti ricorderai di me. Certo che mi ricorderò. Come potrei dimenticare? Buon viaggio, Alice. Cortese, diplomatica, coraggiosa, sognatrice. Il personaggio descritto da Lewis Carroll col suo secolo e mezzo di età ancora incanta i bambini di tutto il mondo. Il suo passaggio dal mondo reale a quello delle meraviglie, quell'ipnosi che sta in fondo ad ogni paesaggio descritto, i dialoghi surreali, i giochi di parole, e il cappellaio matto, e tutti i suoi grovigli temporali. È molto più di una semplice favola. Chi non è caduto almeno una volta nella tana del Bianconiglio? Non ha preso il tè con Alice e il cappellaio matto? O non ha dovuto spiegare alla regina di cuori che nessuno aveva trascritto le sue regole? È facile pensare che Alice in Wonderland sia una favola per bambini. In apparenza sembra esserlo, ma... se guardiamo più da vicino... più vicino... ci renderemo conto che il mondo di Alice si traduce in qualcosa di più di un libro fantasy per piccini. Alice nel paese delle meraviglie è una storia che sempre incanta, non importa quante volte lo rileggiamo. La storia è stata studiata e analizzata dagli psicoanalisti fin dai primi anni del Novecento. E sebbene sia piena di caos, c'è molto da imparare dai suoi messaggi. Alice nel paese delle meraviglie è un libro che ha tanto da insegnare ad adulti e bambini. Ci dà lezioni di vita di cui farne tesoro. La metafora più importante nella storia è quella relativa alla crescita. Nel libro di Carol Alice diventa d'alta a bassa, da grande a piccola. Crescere significa variare le dimensioni del corpo, affrontare gli alti e i bassi della vita. Ma anche imparare chi siamo, cosa rappresentiamo, cosa vogliamo, essere o avere. Il messaggio è: trascorriamo le nostre vite crescendo in un modo o nell'altro. Conosci ciò che vuoi davvero e punta su quello. Nel suo fantastico viaggio, Alice impara l'importanza di sapere ciò che vuole. Vi ricordate la sua conversazione con lo stregatto? Mi diresti, per favore, da che parte dovrei andare? Di qua? Dipende molto da dove vuoi arrivare. Non mi interessa molto dove. E allora non importa che direzione vai. Soffermatevi su ciò che desiderate più e più volte. In particolare, pensate a come raggiungere quell'obiettivo e fate in modo che si realizzi. Come fa Alice nel paese delle meraviglie? Non esiste un solo modo per raggiungere un obiettivo e una destinazione. Ma potrebbe essere anche necessario vagare prima di arrivare alla meta. Il che non significa sempre che ci si sia persi. Di ciò che intendi veramente.
spesso i personaggi esortano Alito a dire ciò che intende. E voi? Quanto spesso dite ciò che pensate? Quando è stata l'ultima volta che avete avuto una conversazione davvero significativa? Allora, quando parli, dovresti dire ciò che intendi dire. Certo, perlomeno io intendo dire proprio ciò che dico. Che poi è la stessa cosa, no? No! No, che non è la stessa cosa! A questa stregua potresti sostenere che vedo ciò che mangio sia la stessa cosa di mangio ciò che vedo! A questa stregua potresti sostenere che mi piace ciò che prendo sia la stessa cosa di prendo ciò che mi piace! E siamo tutti matti! Niente di più vero! Secondo il gatto, siamo tutti matti. Quello che può sembrare sciocco da dire, in realtà non lo è. Ciò non vuol dire che siamo tutti esseri umani arrabbiati che vanno in giro urlando e fissando le persone, ma che ognuno ha delle peculiarità uniche che gli altri potrebbero ritenere fuori dal normale. Sì. Prima impariamo ad accettare tutti i tratti caratteriali che ci rendono unici. E che rendono uniche le persone che ci circondano. Prima potremmo andare avanti e creare intorno a noi una bella realtà. Ma io non voglio andare fra i matti. Beh, non hai altra scelta. Qui siamo tutti matti. Io sono matto. Tu sei matta. Come lo sai che sono matta? Per forza, altrimenti non saresti venuta qui. La vita è quella che decidi tu. Riprendete in mano la vita se siete scoraggiati e avvilliti. È tempo di ritrovare la felicità. Invece di pensare alle cose negative che sono successe, dovete ricordare che noi siamo il cambiamento che vogliamo. E non importa cosa sia successo oggi, perché anzi domani potrebbe essere molto più duro. Se io avessi un mondo come piace a me, là tutto sarebbe assurdo. Niente sarebbe com'è. Perché tutto sarebbe come non è, e viceversa. Ciò che è non sarebbe, e ciò che non è sarebbe. Sogna cose impossibili. Una delle cose più grandi di Alice è che sogna sempre cose inimmaginabili. È arrivata addirittura al punto di sognare 6 cose impossibili prima di colazione. Mentre alcune cose saranno sempre assurde o semplicemente irraggiungibili, non pensate che sognare cose impraticabili sia una colpa? È importante non lasciare mai che qualcun altro nella tua vita definisca ciò che è impossibile per voi. Prima di fare colazione, penso a 6 cose impossibili. Contale, Alice. C'è una pozione che ti fa rimpicciolire. È una torta che ti fa ingrandire. Gli animali parlano. I gatti evaporano. Esiste un paese delle meraviglie. Posso inseguire il coniglio bianco? Sì! Quando Alice segue il White Rabbit, sa che non avrebbe dovuto. Sa che probabilmente avrebbe fatto arrabbiare sua madre. Ma l'ha fatto! Ciò significa che vale sempre la pena di essere curiosi. E addirittura impulsivi di tanto in tanto. La curiosità uccise il gatto. Ehi! Hey! Ma è anche vero che alcune delle più grandi soddisfazioni arrivano dal fiuto dettato dalla curiosità. Immaginate che delusione se non seguisse il vostro coniglio bianco. Sarai una persona diversa, oggi e domani. Quanto è mutabile la natura umana. Quello che ognuno dovrebbe imparare da Alice è che oggi siamo una persona diversa rispetto a ieri e che domani saremo un'altra persona ancora. Se scegliete di continuare ad essere la persona di ieri, o piuttosto di migliorare per cercare di essere una persona domani migliore, dipende solo da voi. Non posso tornare a ieri. Perché è una persona diversa allora. A volte
Devi cadere in un buco per risalire su in cima. Nel momento in cui Alice insegue il coniglio bianco, non si sente felice. La sua vita, il suo futuro e tutto sembra essere fuori controllo. Questo accade anche nella vita reale. E si cade in un buco profondo e oscuro. Alice non aveva idea di dove stesse andando mentre cadeva. Ma ciò che la rende diversa da altre persone è che immediatamente iniziate a cercare una via d'uscita. Non rimanete lì se siete insoddisfatti o depressi, ma cercate una via di fuga. La vita è una serie fantastica di avventure. Se non avessimo mai riso, pianto, sofferto, quanto sarebbe noiosa la nostra vita. E oltre ai sentimenti, la vita è anche piena di colpi di scena, di improvvise svolte, di sorprese e di delusioni. Ma sì, accettate con leggerezza il fatto che la vita sia semplicemente una serie di avventure e sarà più lieve affrontare ogni cosa. Ottimismo qui ed ora. Pensate colorato, circondatevi di persone in grado di trasmettere energia positiva con il loro sorriso. E siete felici del posto che state occupando in questo momento. Se ci si trova davvero dove si desiderava, si sprigiona a propria volta un'energia positiva da trasmettere agli altri. Il segreto, cara Alice, è circondarsi di persone che ti facciano sorridere il cuore. E allora, solo allora, che troverai il paese delle meraviglie. Tum 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 tum
È invisibile agli occhi. È il tempo che si è perduto per una persona a determinare la sua importanza. Non ti chiedo miracoli o visioni, ma la forza di affrontare il quotidiano. Preservami dal timore di poter perdere qualcosa della vita. Non darmi ciò che desidero, ma ciò di cui ho bisogno. Insegnami l'arte dei piccoli passi. Antoine de Saint-Exupéry pubblica Il piccolo principe il 6 aprile del 1486. La storia narra l'incontro tra un pilota precipitato col suo aereo nel deserto del Sahara e un bambino, conosciuto dai lettori come il piccolo principe, capace di incantare grandi e piccoli, fornendo vere e proprie lezioni di vita da cui tutti possono prendere spunto. Si tratta di un racconto che, attraverso il linguaggio bambino, parla però ai grandi, raccontando la vita, il passaggio dall'infanzia all'età adulta in tutte le sue bizzarrie. Questo testo cerca, con grande semplicità e altrettanta poesia, di mettere in luce i difetti dei grandi, quei comportamenti e quelle credenze che ci allontanano da un'esistenza felice. Per farlo però non utilizza la figura di un saggio, contrappone un adulto ad un bambino, il piccolo principe appunto. Mi leggi l'inizio, mi piace da morire. Sei anni fa ebbi un incidente con il mio aeroplano nel deserto del Sahara. Qualche cosa si era rotto nel motore e siccome non avevo con me né un meccanico né dei passeggeri, mi accinsi da sola a cercare di riparare il guasto. Era una questione di vita o di morte, perché avevo acqua da bere soltanto per una settimana. Potete immaginare il mio stupore di essere svegliata all'alba da una strana vocetta. Mi disegni, per favore, una pecora? E fu così che feci la conoscenza del piccolo principe. Ehi, senti qua! A 50 anni dalla pubblicazione del libro Il piccolo principe, divenne un long seller internazionale, un testo chiave di formazione. Antoine de Saint-Exupéry, il suo autore, era un avviatore e un umanista. Adorava volare e si interessava agli uomini. Qualche mese dopo l'apparizione del suo capolavoro, scomparve col suo aereo nel mar Mediterraneo e di lui non si seppe più nulla. Ma la favola del ragazzino dai capelli d'oro continua. I grandi sono stati bambini una volta, ma pochi di essi se ne ricordano. Basi cadranno mille petali, anime rotte, anime bruciate, sentirò il loro dolore, vedrò le loro pene e poi mi innalzerò e rimarrò là e sarò per sempre immortale.
quanto a dir qual era e cosa dura. E sta selva selvaggia è aspra e forte, che nel pensiero rinnova la paura. Tanti amare che poco e più morti. Ma per trattar del bene chi vi trovai, dirò delle altre cose chi vi scorto. Sono i versi iniziali della Divina Commedia. Famosissimi, celeberrimi. Li conoscono tutti. Tranne quelli che guardano i programmi di Barbara D'Urso, naturalmente. Insieme alla pizza, alla parmigiana e ad Alberto Angela, sono uno dei motivi per i quali ci diciamo orgogliosi della nostra cultura. Canto primo dell'inferno. Dante, pieno di sonne col navigatore comprato dai cinesi, si perde nella selva scura, simbolo del peccato. Non si vede nulla, non c'è neanche un lampione che funzioni. Siamo sconcertati, rispondono al numero verde dell'ANAS, ma le selve oscure non sono di nostra competenza. Si rivolga al singolo o all'assessorato per le politiche allegoriche. Il nostro poeta sta quasi per perdersi d'animo quando arriva alle pendici di un colle oltre il quale splende il sole. Tira un sospiro di sollievo e si appresta a salire. Il suo cammino viene però sbarrato da tre bestie fameliche, le fiere, che ognuna delle quali simboleggia un peccato. La prima di queste è la lonza. La trovate in tanti libri di ricette. Lonza ai funghi, lonza in umido, lonza al limone. Rappresenta la lussuria. La seconda fiera è un leone, simbolo della superbia. La terza fiera è una lupa, simbolo della cupidigia. È secca secca e brutta come la fame. Davanti a queste minacciose figure che ostacolano la sua scalata alla cima del monte, Dante è costretto ad arretrare. Davanti a lui, a questo punto, scorge una figura sfocata alla quale chiede aiuto. È l'ombra del grande poeta latino Virgilio. Di me, qualche tossio d'ombra o d'uomo certo. Non omo, omo già fui, e li parenti miei furono lombardi, montuani per patria, ambedui. Virgilio ci tiene ai suoi testi poetici, sa di essere uno importante, d'altronde è su tutti i libri di letteratura. Dante è felice ed emozionato e inizia a praticarsi in complimenti ed elogi di ogni genere. Oh, gloria e luce per gli altri poeti, tu sei il mio maestro ed il mio autore. Ho letto tutto di te, ti seguo su Instagram e su Facebook. Posso chiamarti Virgi? Magari possiamo fare un gruppo WhatsApp, io, tu e Beatrice. Il poeta latino prende un respiro profondo e spiega a Dante che non può salire per il mondo, almeno che non voglia fare da spezzatino per la lupa. Ha due possibilità: o aspettare che costruiscano un ponte sullo stretto di Messina, o seguire un altro percorso, passando per i tre regni dell'oltretomba: inferno, purgatorio e paradiso. L'inferno è proprio terribile e angosciante. Urla, pianti, alti lamenti, tipo quando ci sono le interrogazioni a sorpresa. Il purgatorio è così così, tipo quando sei ore, ma in mezzo ci sono religione ed educazione fisica. Il paradiso è un'esplosione di gioia e di luce. Come quando entra la bidella e dice: oggi manca il professore di matematica. Virgilio si propone come guida turistica, ma solo fino alla fine del purgatorio, perché ormai ha una certa età e ha cose più importanti da fare. A Dante dunque non resta che seguirlo, con rimpianto di non aver potuto comprare un paio di scarpe più comode. Nel successivo canto, Dante si rivolge alle muse, divinità mitologiche e protettrici di tutte le arti. Scomodare i santi del paradiso gli pareva troppo brutto. Dopodiché comincia ad assillare Virgilio con mille domande, dubbi, richieste e infiniti perché. Virgilio vorrebbe tanto mollarlo lì e tornarsene nel limbo, ma
è stata niente poco di meno che Beatrice a chiedergli di soccorrere Dante. E Beatrice a sua volta è stata mandata niente poco di meno che da Santa Lucia. A sua volta pregata niente poco di meno che dalla Vergine Maria. Insomma, Virgilio capisce che Dante è uno super raccomandato e quindi non può rifiutare di correre in suo aiuto. I due poeti si ritrovano così davanti alla porta dell'inferno, sulla quale campeggia un'iscrizione orribile. Per me si va nella città dolente. Per me si va nell'eterno dolore. Per me si va tra la perduta gente. Lasciate ogni speranza, voi chinteate. Praticamente è la stessa iscrizione che Dante trova ogni domenica sul portone di casa della suocera. Superata la porta, i sensi di Dante vengono colpiti da terribili gemiti. Diverse lingue, orribili favelle, parole di dolore, accenti d'ira. Virgilio spiega che quei lamenti provengono dagli ignavi, coloro che vissero senza infamia e senza lode. E qui Dante ci dà una lezione preziosissima. Presentandoci gli ignavi, ci vuole dire che l'indifferenza, il non assumere mai una posizione, né per il bene né per il male, è forse il peccato più grave. La loro punizione è terribile. Le anime degli ignavi sono costrette a correre dietro ad un'insegna vuota. Sciami di moscone e di vespe pungono il loro volto e i loro colpi nudi. Il sangue, mischiate le loro lacrime, è accolto in terra da fastidiosi veri. Poco dopo i due poeti giungono sulla riva del fiume Acheronte, sulla cui sponda vedono ammassati un gran numero di dannati. Dante non fa in tempo a chiedere spiegazioni a Virgilio, che subito vede arrivare Caronte, demonio infernale che ha il compito di traghettare tutte le anime sull'altra riva del fiume. Davanti al rifiuto di Caronte di accettare Dante sull'imbarcazione, Virgilio interviene con i celebri versi. Vuolsi così colà dove si puote, ciò che si vuole e più non dimandare. Che è la stessa risposta che vi danno i professori quando vi mettono tre. Caronte, davanti alle parole di Virgilio, tace e obbedisce, ma si sfoga sulle anime dei dannati riempiendoli di legnate. A un certo punto la terra viene scossata da un terremoto. Dante, che è un uomo di salda fermezza e grande coraggio, sviene. Dopo aver superato il primo cerchio, il limbo, Dante e Virgilio arrivano al secondo. Sulla soglia del cerchio, rassicurante come l'edizione straordinaria del telegiornale, c'è Minosse, il giudice infernale. Il demone ringhi e sbuffa, mentre di fronte a lui un'enorme fila di dannati gli confessa i propri peccati. Minosse li ascolta, quindi decide in che cerchio vadano precipitati a seconda dei peccati commessi. Ma anche Minosse è infastidito dalla presenza di Dante. E Virgilio è costretto a intervenire giocandosi nuovamente la carta del... Vuolsi così colà dove si puote, ciò che si vuole, eccetera, eccetera. Addentrandosi nelle tenebre, Dante si trova in una terribile bufera di neve che agita e dimena le anime dello studiosi. Ve ne sono due che catturano l'attenzione di Dante e che vanno insieme e sembrano essere leggeri. Alla chiama del poeta, i due spiriti scendono come colombe. Siamo in uno dei passi più famosi della commedia, dove troviamo gli immortali versi che Dante dedica alla coppia di amanti più famosa di tutti i tempi, Paolo e Francesca. I due furono uniti da un amore così indissolubile in vita che ancora oggi li unisce nella tempesta infernale. E Francesca, colma di dolore, a ripercorrere le tappe che portarono lei e il cognato Paolo al peccato della lussuria. Leggiavamo un giorno per diletto di Lancillotto, come amor lo strinse. Soli eravamo e senza alcun sospetto, quando leggemmo il disiato riso esser baciato da cotanto amante, questi che mai da me non fia diviso. La bocca mi baciò, tutto tremante,
Galeotto fu libro e chi lo scrisse. Quel giorno più non vi leggemmo avanti. Mentre Francesca racconta, Paolo silenziosamente piange. Né la spada, né la punizione infernale sono riuscite a sciogliere quell'abbraccio. L'amore che ha legato Paolo e Francesca non li abbandona e viene eternato in versi immortali, versi in cui generazioni di lettori e generazioni di innamorati si sono riconosciuti e si riconosceranno. Di fronte alla sfortunata vicenda dei due cognati, Dante è sopraffatto dall'emozione. Tanto per cambiare, sviene. C'è da dire che il nostro poeta sviene abbastanza spesso. È una trovata letteraria. Serve ad introdurre in modo drammatico un cambiamento di scena o di tempo. È una tecnica che usa anche Shakespeare. Rinvenuto dallo shock, Dante si ritrova nel terzo cerchio, circondato da nuove pene e nuovi dannati. Qui cade una pioggia eterna, maledetta, fredda e molesta. Chicchi di grandine grossi come noci e acqua mista a neve si riversano sul suolo, che esala un odore nauseabondo. Spicca la mostruosa figura di Cerbero, il terribile cane a tre teste che, per passare il tempo, squarcia gli spiriti, li scuoia e li scorta! Quando l'affettuoso cagnolino vede la coppia di poeti avvicinarsi, mostra loro le zanne tremando di rabbia. Ma Virgilio lo rimette al suo posto, tirandogli una mangiata di terra non proprio gustosissima. Dante e il suo maestro avanzano camminando praticamente su migliaia di anime, fiaccate al suolo dalla pioggia e dalla grandine. Dopo i lussuriosi, siamo nel cerchio dove vengono puniti i golosi. Per la legge del contrappasso, queste anime, che in vita si abbuffarono di qualsiasi prelibatezza, adesso sono costrette a rivoltarsi nel fango maleodorante. A questo punto, scusatemi, urge fare una piccola pausa per dire qualcosina a Dante. Grazie mille. Per quanto orribile sia la punizione che hai inflitto a noi, poveri golosi, sappi che non rinunceremo mai al panino con la Nutella, al cannolo con la ricotta e al vignè con la crema! E se per questo dovremo bruciare, allora bruceremo come gli usi dei nostri panini! Con l'acquolina in bocca, i due poeti discendono al quieto cerchio, dove li attende Pluto. Satan! Babbe Satan all'Elpe! Chi ha detto? Babbe Satan! Babbe Satan all'Elpe! Stanno dicendo pane e salame! Pane e salame a rete! No, mi dispiace, non ne abbiamo. Ecco, siamo riusciti finalmente a decifrare le oscure parole di questo demone, parole sulle quali fiori di studiosi si stanno ancora interrogando. Insomma, in questo inferno dantesco c'è una tale varietà di pene, di peccatori, di situazioni che si potrebbero tirar fuori decine di serie televisive. E allora continuiamo a viaggiare con Dante. Dante inizia il suo viaggio nei tre regni dell'oltretomba nella primavera del 1300, la notte del Venerdì Santo. È una data solenne. Si celebra il primo giubileo, indetto da un papa, Bonifacio VIII, che Dante disprezza, in una città, Roma, dove tutto il giorno si fa mercato di Cristo. Il viaggio comincia nel mezzo del cammin di nostra vita, perché Dante non sta parlando solo di sé, sta parlando anche di noi. La sua storia è la nostra e noi lo sentiamo talmente vicino
da chiamarlo col suo diminutivo, perché lui in realtà si chiamava Durante, Durante di Alighiero degli Alighieri. Il suo è un viaggio nella profondità di noi stessi, le sue rime sono rime d'amore. Siamo tutti figli e nipoti di Dante, abbiamo la fortuna di parlare la sua stessa lingua, di poter seguire le orme del suo viaggio. Ma prima di salire, bisogna scendere. Bisogna provare tutto il dolore degli uomini, piangere tutte le lacrime del mondo, sentire la fiamma del peccato e delle punizioni sulla propria pelle. Solo così si può rinascere. E questa è una storia che finisce bene. Ci sono delle curiosità su Dante che non si leggono sui libri e non vi dicono a scuola. Ve ne riveleremo qualcuna. Cominciamo dalla sua memoria. Parete e sommo poeta avesse una memoria d'elefante, come raccontato in questo aneddoto. Un giorno, mentre il poeta sedeva su un muricciolo, un uomo, vedendolo, volle mettere alla prova la sua proverbiale memoria. Così di getto gli chiese: qual è il boccone più buono? E Dante, senza fare una piega, rispose: l'uovo. Diverso tempo dopo, lo stesso uomo, incontrando di nuovo casualmente il poeta, gli domandò a bruciapelo: con che cosa? Allorché egli, impassibile, rispose: con il sale. Veniamo all'aspetto fisico. Purtroppo non esistono fotografie di Dante. Si sa però che non era altissimo, che aveva il naso aquilino e che con la vecchiaia gli venne una gobba molto pronunciata. Chiamò la sua opera semplicemente commedia. L'aggettivo divina fu probabilmente aggiunto da Boccaccio. E da ultimo, pare non fosse una persona umile e modesta. Anzi, era un vero narcisista. Nato sotto il segno dei gemelli, credeva che questo segno fosse la dimostrazione del fatto di essere molto intelligente e particolarmente dotato per la scrittura. Beh, aveva ragione. Superato anche il quinto cerchio, dove sono gli iracondi e gli accidiosi, arrivano di fronte alla città di Dite, bruciata da un fuoco eterno. Sulle mura, Dante per la prima volta vede i diavoli. Sono più di mille e si rifiutò di aprirgli le porte. Virgilio provò a convincerli, ma ne riceve una sonora pernacchia. E siccome le immagini dei diavoli non erano sufficienti ad attrire il lettore, Dante fa anche apparire le tre furie. Tre demoni alati dal corpo femminile, coperte di sangue e con serpenti al posto dei capelli. Evidentemente non utilizzavano un balsamo districante. Urlano, si squarciano il petto con le unghie e invocano l'arrivo di Medusa, la divinità mitologica che trasforma in pietra chiunque la guardi. Per fortuna arriva il messaggero di Dio, che spalanca le porte con un bastoncino e va via senza degnare Dante e Virgilio di uno sguardo. I due entrano finalmente nella città di Dite, è forse il varco più drammatico dell'inferno, da dove si addentrano poi nella parte più fosca della città dei morti. Qui sono puniti gli eretici. I loro loculi bruciano in misura maggiore o minore a seconda dell'eresia. Quando verrà il giorno del giudizio, il loro sepolcro si chiuderà per sempre. Il settimo cerchio ospita le anime dei violenti ed è diviso in tre gironi: i violenti contro il prossimo, i violenti contro se stessi e i violenti contro Dio. Se vi piacciono i film horror o i libri di Stephen King, allora di sicuro amerete questi tre gironi. Le pene che si inventa Dante sono di un sadismo agghiacciante. I due poeti arrivano così agli ultimi cerchi, dove è punito il peccato della frode. La prima zona del non ultimo cerchio è la caina. Ci vengono puniti tra i droidi dei parenti. E qui che finiranno un giorno tutte quelle zie che postano su Facebook le vostre foto di quando eravate piccoli, brutti e magari anche nudi. Nella seconda zona vengono puniti i traditori della patria. È qui un giorno che finiranno tutti quelli che mettono l'ananas sulla pizza e la panna nella carbonara. Nella terza zona stanno i traditori degli ospiti, quelli che prima ti invitano a casa e poi ti fanno lavare i piatti. Nella quarta, i traditori dei benefattori. È qui che andranno un giorno tutti coloro a cui presti i libri e che poi non ti restituiscono mai. Maledetti! Giungiamo quindi davanti a Lucifero. Lucifero ha dimensioni gigantesche ed è conficcato nel ghiaccio dalla cintola in giù. La sua testa ha tre facce,
piange da tre paia di occhi, mentre dalle bocche gli cola una bava sanguinolenta. Con ognuna delle tre bocche sbrana un diverso dannato. Al centro vi è Giuda, il più traditore dei traditori, colui che vendette Gesù. Con le altre due bocche maciulla Bruto e Cassio, i traditori di Giulio Cesare. Sulle spalle di Lucifero, infine, si agitano tre paia di ali gigantesche che somigliano a quelle dei pipistrelli. Dopo aver dato il tempo a Dante di scattare qualche selfie da caricare su Instagram. Virgilio lo invita ad aggrapparsi al suo collo. È tempo di lasciare l'inferno per sempre. Giungiamo così al termine di questo viaggio così doloroso e tormentato, in cui anche noi abbiamo voluto accompagnare Dante. Con fatica, ma tenacemente determinato a lasciarsi alle spalle quel luogo di dolore tremenda, Dante segue Virgilio finché sulla sua testa non intravede il cielo stellato attraverso un'apertura circolare. Lo duca io, per quel cammino ascoso, intrammo a ritornare nel chiaro mondo, e senza cura perde alcun riposo. Salimbo su, e il primo io si conto, tanto chi vede le cose belle che porta il cielo, per un pertugio tonto. E quindi uscimmo a vedere le stelle! Barcellona, estate 1945. Daniel Sempere, 11 anni e orfano di madre, viene condotto dal padre, proprietario di un negozio di libri usati, nel cimitero dei libri dimenticati.
luogo magico e dall'atmosfera gotica. Il cimitero dei libri ospita tutti quei volumi dimenticati dalle persone e caduti nell'oblio. Chiunque si appropri di uno dei libri custoditi deve impegnarsi a farlo rivivere e prendersene cura, come fosse un tesoro prezioso. Vania sceglie tra tutti un romanzo intitolato L'ombra del vento, un libro che esercita sin dalle prime pagine un fascino profondo sulla mente del ragazzo. L'ombra del vento, opera di Julian Carax, scrittore sconosciuto alla quasi totalità del mondo. Folgore istantaneamente d'animo e segna l'inizio di un'avventura che durerà 10 anni e cambierà radicalmente il corso della sua vita, scaraventandolo in un'avventura, complice la viva curiosità di chi è giovane in un vortice di intrighi, misteri da svelare e matasse di cui trovare il bandolo. Ricordo ancora il giorno in cui mio padre mi fece conoscere il cimitero dei libri dimenticati. Erano i primi giorni dell'estate del 1945 e noi camminavamo per le strade di una Barcellona intrappolata sotto i geli di cenere, un sole vaporoso che si spandeva sulla Rambla di Santa Monica in una ghirlanda di rame liquido. Daniel, quello che vedrai oggi non devi raccontarlo a nessuno, disse mio padre. Neppure al tuo amico Tommaso. A nessuno. Nemmeno alla mamma, domandai sottovoce. Mio padre sospirò, rincerandosi dietro quel sorriso dolente che lo seguiva come un'ombra nella vita. Ma certo, mi rispose a capochino, per lei non abbiamo segreti. A lei puoi raccontare tutto. Sta rubando libri? Perché? Liesel, a volte se la vita ti ruba qualcosa, devi riprendertela. C'era una volta una ragazza che aveva un amico che viveva nell'ombra. Lei ricordava cosa si provava a sentire il sole sulla pelle e cosa si provava nel respirare. E questo ricordava lei che era ancora viva. Riuscire sempre a trovare tutto nelle parole di un libro. È là che tutto vive. Liesel è una bambina tedesca. Nel 1939 ha soltanto 9 anni e vive nella Germania nazista. Dopo un lungo viaggio in treno che ha visto morire suo fratellino di 6 anni, Liesel viene adottata da una famiglia che, nonostante l'apparenza eroica, saprà insegnarle l'affetto e il rispetto per gli esseri umani. La bambina ruba il suo primo libro dopo il funerale del fratello e scopre, con il passare del tempo, una grande passione per la lettura. L'unica possibile via di fuga da una realtà così difficile. Sono tempi duri, poco cibo, poco denaro, poco lavoro. E riuscire a salvare anche un solo libro dai grandi roghi dei militari di Hitler diventa una conquista preziosissima. Storia di una ladra di libri è un romanzo singolare raccontato dalla morte. Dalla morte? Sì, la morte, curiosa, amabile, affabile, partecipe, chiacchierona, misteriosamente affascinata dagli esseri umani. Ogni tanto prende il compito di guardare la vita di qualcuno di loro. Storia di una ladra di libri è un romanzo sul potere delle parole e sulla capacità dei libri di nutrire lo spirito. Nella mia religione ci insegnano che ogni essere vivente, ogni foglia, ogni albero, ogni uccello, sono vivi solo perché contengono la parola segreta per la vita. Questa è la differenza tra noi e un grumo d'argilla. La parola. Le parole sono la vita, Liesel. Queste pagine bianche io le regalo a te per riempirle. Una persona vale quanto la sua parola. È il 1939 nella Germania nazista. Tutto il paese è col fiato sospeso. La morte non ha mai avuto così tanto da fare. Ed è soltanto l'inizio. La morte è il cioccolato! Prima i colori, poi gli esseri umani. È così che di solito vedo le cose. Oh, almeno ci provo. Un semplice fatto. Prima o poi morirai. In tutta sincerità, mi sforzo di prendere la faccenda seriamente, anche se a dispetto delle mie proteste. La maggior parte delle persone trova difficile credermi. Per favore, fidatevi di me. Posso davvero essere allegra, posso essere amabile, affettuosa, affabile. E queste sono le parole che cominciano per A. Non chiedetemi però di essere bella. Essere bella
non è da me. Lissalo in questa atmosfera, ben presto si fa più esperta e temeraria. Prima strappa i libri ai nazisti, perché i tedeschi potevano bruciare le cose. Poi li ruba dalla biblioteca della moglie del sì. E interviene tutte le volte che ce n'è una da salvare. Lei li salva, come farebbe con qualsiasi altra creatura. Ma i tempi si fanno sempre più difficili. Quando la famiglia putativa di Lissalo nasconde in cantina Max, un ebreo che diventerà un suo carissimo amico, il mondo della ragazzina diventa all'improvviso più piccolo e al contempo più vasto. Leggerai queste mie memorie, che sono un carcere di ricordi. Vorrà dire che non potrò commiatarmi da te come avrei voluto. Non ho il diritto di chiederti niente, se non di pensare a salvare sempre i nostri preziosi libri. Forse tutte queste pagine sono riuscita a convincermi che qualsiasi cosa accada, in te avrò sempre un amico, la mia sola vera speranza. Nei libri c'è un'idea che ho sempre sentito mia. Continuiamo a vivere nel ricordo di chi ci ama. Come mi accadde con Max ancora prima di incontrarlo, sento di conoscerti e potermi fidare di te. Ricordami, Dani, anche in segreto, in un angolo del tuo cuore. Non permettere che me ne vada per sempre. Libri perduti nel tempo vivono per sempre, nell'attesa del giorno in cui potranno tornare nelle mani di un nuovo lettore, di un nuovo spirito. Certo che mi ricorderò di te, Lisa. La vita ci assegna senza possibilità di scelta i genitori, i fratelli e tutti gli altri parenti. L'unica cosa che siamo veramente liberi di scegliere sono i nostri amici. Se non ti ama qualcuno, lo farà qualcun altro. Goditi l'amore delle persone che ti vogliono bene. Condividilo con loro e dedicagli il tuo. Lissalo fu una delle poche persone per cui la morte si sia domandata che cosa significhi vivere. Ancora oggi non sa spiegarsi il perché di tanto interesse. L'unica cosa che la morte può affermare con certezza è di essere stregata dagli esseri umani. Invece noi, grazie a questi libri, siamo stati stregati dal potere delle parole, che possono creare amicizie, come è successo a Lisa e a Daniel. Come è successo a noi. Le parole possono perfino salvarti la vita. La malia della voce trova vita nella preziosa e insostituibile parola scritta. Non esiste tramite altrettanto magnifico, paragonabile ad un libro, che non scordi il senso del mistero, quale nutriente seme dello spirito e dei suoi spazi sconfinati. La voce esprime emozioni, attraversa le pagine di un libro, accarezzando ogni parola, rendendo ogni sfumatura di pensiero, colorando ogni sentimento, ogni sensazione. La voce attraverso un libro desidera incantare, emozionare, incuriosire gli spiriti che hanno compiuto almeno 1000 anni di faticosa evoluzione e che hanno saputo restare o tornare innocenti come fanciulli. Fanciulli che sanno che la vita non è tutta qui e soprattutto non è tutto nello scintillante mondo affidato al web, ai smartphone, ai social. Esiste una dimensione fatta di carta e inchiostro dove ogni giorno può iniziare una nuova avventura. Un libro racconta a chi ha gli occhi per vedere la bellezza che ci circonda e chi ha voglia di tornare al tempo del c'era una volta, indipendentemente dalla proprietà. Leggere agita le passioni, fa rinascere la capacità di emozionarsi ancora e ancora. Leggere è un atto di profondo amore. Si rimane estasiati davanti all'immensità e alla potenza delle parole. Si rimane stregati dalla magia dei libri! Un cappello, un ombrello di carta.
Prova, sì. Uscite tutti. Tutti. Avevo promesso a questi ragazzi che uscivano un saggio memorabile, perché abbiamo avuto un anno e mezzo che ci ha veramente annientati. Sono stati bravi, eh? E allora ve li presento uno ad uno. Marco, ci sei? Vai, quando vuoi. Vai. Te la ricordi? Te la ricordi? Vai, Marco, stacca. Stacca un attimo. Stacca un attimo. Grazie. È bello raccogliere i fiori. È il bello, eh. Noi sappiamo pure i passi. Perché stai ridendo? Che ridi, Katia, a ridere sì, Katia. Che ridi, Katia? Ok, lo facciamo. Lo stiamo facendo. Avevano 6 anni. 5. Io 6. Sì, ok. Vai, grazie. Thank you.
direi. Canta in cucina con me. Con... Precipito. Dentro un buco scuro. No, no, tranquilli, non lo sto rifacendo. Alice, mentre cade nel tunnel, si rende conto di star cambiando, che qualcosa dentro di lei sta cambiando. E una volta tornata a casa, dal paese delle meraviglie, capisce di non essere più la stessa persona. Sono passati 13 anni. 13 anni da quando ho messo piede su questa nave per intraprendere questo viaggio. Ho incontrato tanti compagni con i quali ho condiviso splendide avventure. Alcuni di loro sono partiti con me, ma hanno abbandonato prima. Altri sono partiti qualche tempo dopo, ma c'è stato modo di costruire una bella amicizia. C'è solo una persona però che ha vissuto tutte le esperienze e le emozioni di questo viaggio. E oggi siamo pronte ad aggiungere una nuova tappa insieme. Io ricordo quando ho varcato per la prima volta la porta del laboratorio. E c'eri tu, Lu, seduta sulle pedane, per prendere le iscrizioni. Sembra ieri, invece sono passati 13 anni. 13 anni in cui tu, Katia e tutti i ragazzi mi avete accompagnata in questo bellissimo viaggio. Un viaggio che mi ha permesso di apprendere molte cose. Mi ha permesso di crescere e soprattutto mi ha permesso di stringere favolose amicizie che sono sicura porteranno nel mio cuore per molto tempo. Io invece vi ho raggiunti un anno dopo. Mi ha accompagnato per 12 anni, durante la mia crescita personale e teatrale. Avere condiviso questo percorso di vita con te ha contribuito a rafforzare la mia personalità. Mi ha insegnato che la vita, come il teatro, è improvvisazione, è preparazione, è emozione. Hai la capacità di valorizzare il talento che è in ciascuno dei tuoi allievi, a mettere in risalto le nostre qualità, a coprirci di elogi quando facciamo bene e di critiche costruttive per migliorarci sempre di più. Quando sono arrivata a teatro, 3 anni fa, ero la persona più timida del mondo. Quasi non riuscivo a fare le improvvisazioni e non parlavo mai. Tu mi dicesti che il teatro mi avrebbe fatto sbloccare. E all'inizio non ne ero convinta. Non ci credevo. A distanza di 3 anni, puoi dire che avevi ragione. Grazie, Ginevra. Che il teatro mi ha cambiata e continuo a farlo ogni giorno. La cosa peggiore dell'essere una persona timida è che hai paura. Non riesci mai a buttarti nella vita perché hai paura di sbagliare, di non riuscire. Il teatro mi ha spronata a vivere. Voi mi avete insegnato a non aver paura di buttarmi, di rischiare, di essere me stessa. Siete stati una parte fondamentale della mia vita e vi voglio ringraziare per tutto quello che mi avete trasmesso in questi 3 anni. Per le amicizie che sono nate, per tutte le improvvisazioni e la felicità di salire su queste tavole. Ho capito che il teatro è raccontare la vita. È la capacità di dire una verità scomoda velandola dietro un personaggio. Il teatro è famiglia. O ancora vivere se stessi sotto altre prospettive. Di conseguenza il teatro è come un viaggio, proprio perché ti permette di esplorare tantissimi personaggi che puntualmente lasceranno in te un pizzico di loro. Una delle cose che sicuramente ricorderò sono le bellissime sensazioni che Care, Luisa e Katia siete riuscite a trasmettermi. Hai svolto un ruolo importante nella costruzione della mia identità, nel rafforzare la mia autostima e nell'insegnarci a credere in noi, nelle nostre possibilità, facendoci superare ogni limite, ogni timore, incertezza, fragilità. Riesci a farci brillare, riesci a leggere l'anima di ognuno di noi, a renderci consapevoli delle nostre infinite potenzialità, a combattere per portare avanti i nostri ideali,
Nel nostro laboratorio abbiamo potuto esprimere la nostra personalità, tirando fuori anche le nostre debolezze, lavorando per trasformarle in punti di forza. Ci ha insegnato disciplina, ci ha resi più ricchi di cultura, ma soprattutto di umanità. In questa entusiasmante ed emozionante avventura, due figure si sono distinte per il lavoro e la fiducia nei confronti di questa ciurma. Katia, non ti vedo, però so che ci sei. Grazie per essere stata una sorella maggiore, per avermi aiutata, supportata e consolata. E poi c'è la capitana della nave, Luisa, Lulli, nonna, maestra, Grimilde. Nonna Imma. Grazie. La tua passione più grande è tagliare le parti. Grazie per essere stata sincera, disponibile e attenta. Vi ringrazio di cuore perché se sono la ragazza di oggi è anche grazie a voi, al teatro e a questi 13 anni trascorsi insieme. Grazie Luisa e Katia per avermi accolta e avermi messa a mio agio fin da subito. Vi voglio bene, la vostra Alice. Grazie per avermi fatto amare il teatro. Grazie per avermi permesso di provare la sensazione del cuore a mille dietro le quinte, l'emozione dei riti prima di entrare in scena e la spettacolare possibilità di esprimere tutta me stessa davanti ad un pubblico. Per tutti questi anni siete state parte integrante della mia vita e sono sicura che oggi non può essere considerata la fine del nostro viaggio, ma soltanto l'inizio di un altro meraviglioso percorso in cui sono sicura vi troverò sempre. Ogni momento trascorso con voi è stato indimenticabile e denso di significato. Dirti grazie per quello che ci hai donato in questi anni è davvero poco. Sappi che hai lasciato un segno in ciascuno di noi e ti diremo grazie nel nostro cuore per sempre. Ci hai fatto sentire unici e speciali perché anche tu sei unica e speciale. Ti voglio un bene. Sappiamo cosa faremo giovedì prossimo, ma di sicuro ci mancherà non entrare in laboratorio, parlare con voi, scherzare e alla fine dire ci vediamo prossima settimana. Lu, sarà difficile, lo sappiamo, ma a casa si torna sempre. Sappiamo che il nostro viaggio non finisce qui, speriamo di poter essere presenti nelle mete future. Conserveremo tutti i ricordi insieme ai nostri compagni di viaggio, gelosamente nei nostri cuori e ne faremo tesoro. E ora come parlo? Cioè, questo è il motivo perché io faccio questo lavoro. È il motivo perché io dicevo quando c'era la pandemia che non mi mancava il mondo. A me il distanziamento sociale piace tanto. Però mi mancavano loro. Mi mancava il mio mondo. Mi mancava la mia vita. E la mia vita sono i ragazzi. Più che fare teatro, salire su un palco, mi sono accorta che io mi sento viva quando faccio laboratori, quando sono con loro, perché i ragazzi ti restituiscono tutto, i ragazzi non sono ingrati, i ragazzi non dimenticano, i ragazzi non ti voltano le spalle, i ragazzi sono la parte sana di questa società e quando i ragazzi sono cattivi ragazzi vuol dire che hanno avuto cattive persone, cattivi insegnamenti, vuol dire che hanno avuto qualche adulto che gli ha voltato le spalle. Io penso che sia così. Angela, tu che ne pensi? E quindi per me è difficile lasciarle andare via, però io so che tornano. E infatti qui stasera io due ragazzi miei, io Giulia Liccata d'Andrea e Peppino Balsamo, che se ne sono andati, ma io ce l'ho sempre qui. Venite ragazzi. Dai, che quando è che aspettavi che ti chiamassi? Giulia! Quindi, questi sono soltanto... Ah, giù. Questi non sono mai degli addì, no? Noi facciamo delle cose poi estive e ci divertiamo. Ginevra è stata... Ginevra è stata sorprendente. Ginevra è arrivata 3 anni fa con gli occhioni da cerbiatto sgranati, mi dice sì, sono troppo timida. Dico non ti preoccupare, ti butterai, farai. Io guarda, una sua amica Maria Pia le ha detto no, anch'io ero timida, sai, poi farai.
e poi non è stata più timida. Io vorrei qua tutti i ragazzi, non ce la faccio a chiamarvi uno a uno, ragazzi, veramente mi hanno destabilizzata fortemente. Io devo dire grazie a tutti. Io devo dire grazie a tutti voi. Devo dirvi grazie per le emozioni, devo dirvi grazie per i giorni che abbiamo passato assieme, per quando ci siamo fatti compagnia. Devo dirvi grazie per tante, tantissime cose. Non siete voi che dovete dire grazie a me. Oggi quando Esther mi ha detto, lui, quando mi hanno truccato, ora magari ne avrò tanta, sembri una trentenne, e io le ho risposto perché mi nutro di voi. E quindi loro in effetti sono fonte di giovinezza. Quindi grazie, grazie Ludo, grazie Esther, grazie Chiara, grazie Alice, Ginny, grazie. E grazie a tutti quelli che resteranno ancora. E complimenti per stasera. Brava Erika, brava Santa, complimenti. Albertina, Ginevra, Alessandro, Lucrezia, Erika, Sara, Giulia. Fantastico Dario, hai interpretato mille ruoli, sei stato fantastico. Maria Pia, Annuccia, Anna è una prova che si ritorna sempre. Nicole, Leo, Aurora. E che dire, qua ce ne sono altri due figli miei, Pietro e Ruben, e loro sono la mia vita. Angela, ti è piaciuta la tua Divina Commedia? Soddisfatta? Grazie, 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 grazie. Potete venire qua a salutare con me questa serata, Katia? Che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Avrei bisogno di centro di gravità permanente. Che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Ci siamo, tu no perché non sei abbastanza. Siamo!